Una intera giornata dedicata a Franchino Gaffurio. L'ha organizzata l'ODI per sabato 22 ottobre l'omonima Accademia di Musica e Danza in collaborazione con Comune Biblioteca in occasione dei 500 anni dalla morte del celebre umanista. Come si snoderà la giornata? La giornata inizierà alle ore 10 presso la Biblioteca Comunale Laudense, dove sarà presentata la straordinaria figura di Franchino Gaffurio, che è stato in assoluto uno dei personaggi più rilevanti del panorama lodigiano, non solo, ma in ambito musicale, in ambito proprio umanistico musicale, addirittura una delle persone di maggior peso nel panorama internazionale, come testimoniano i numerosi studi che sono stati svolti anche addirittura oltreoceano su questo personaggio. Alla mattina sarà illustrata quindi la figura musicale, artistica e culturale attraverso la presenza del professor Daolmi, docente di storia della musica alla Università Statale di Milano, e che tratterà in modo approfondito, ma anche nel stesso momento anche divulgativo, perché la funzione di questo incontro è conoscitivo, questo personaggio che davvero non smetterà di mostrarci nuovi aspetti, sicuramente non conosciuti, soprattutto a Lodi. E questo è il paradosso di questo straordinario personaggio. Al termine di questa prima mattinata, proprio nella Biblioteca Comunale Laudense, potremo vedere dal vivo proprio i manoscritti gaffuriani, autografi, le prime edizioni incunaboli del fine 400, con i primi esempi di stampa musicale in assoluto, che testimonia proprio l'importanza del prestigio del personaggio di Franchino Gaffurio. E poi potremo vedere proprio anche la magnificenza, la bellezza della Sala dei Filippini, che custodisce tuttora le opere più belle del panorama bibliografico dal Medioevo fino al Rinascimento. Poi un concerto all'Incoronata. Si concluderà qui l'Incoronata, questo gioiello del Rinascimento lombardo che proprio fu eretto esattamente negli anni di Franchino Gaffurio. E quindi proprio in questo posto, in un certo senso, torniamo esattamente proprio dove tutto, se vogliamo, è nato, e tuttora appunto qui a fianco c'è la Scuola Musicale Gaffurio, che è proprio a lui intitolata. E qua ci sarà un concerto dedicato a musiche gaffuriane con l'esecuzione all'organo del maestro Maurizio Ricci, al soprano Anna Maria Calciolari e la partecipazione nel coro gregoriano della scuola Laudensis, diretta dal maestro Giovanni Bianchi. Ma chi è stato Franchino Gaffurio? Franchino Gaffurio è stato un musicista, teorico, compositore, insegnante, una persona di vasta cultura. Diciamo che è stato il tramite tra mondo antico e mondo moderno, laddove la musica era vissuta non soltanto come arte musicale, come intendiamo noi modernamente, ma come qualcosa di interdisciplinare. Il percorso di Franchino Gaffurio va dalla matematica, perché nasce dalla scuola addirittura pitagorica, quindi ci rimanda all'antica Grecia, e alla musica come numeri, fino a portarci appunto al mondo della musica come filosofia. Ecco, è tutto attraverso il linguaggio musicale, un personaggio assolutamente di grandissima profondità culturale, oltre che grande umanista. Appuntamento sabato 22 ottobre, prima in biblioteca, poi all'Incoronata.